Allora, siamo con Vincenzo Viggiani, che è responsabile ovviamente di tutto un settore, che è il settore forse più importante che possa avere il nostro paese, non solo nell'emergenza ma anche nella protezione civile. Allora, Enzo Viggiani, voi avete fatto praticamente un convegno molto particolare e molto attento sulla disabilità. Cioè, avete portato i vari problemi della disabilità, ma nel mondo della sicurezza, nel mondo della tutela, nel mondo di tante altre cose. Ce ne può parlare un attimo? Sì, la Federitalia, che è un organismo associativo molto importante a livello nazionale, che si occupa di cultura, sport, a tempo libero, aveva un interesse particolare a poter collocare all'interno di tutto questo un principio base, quello della sicurezza nei luoghi dove si svolgono queste attività, dove eventualmente la gente si muove. E attraverso una ricerca che abbiamo ponderata animatamente, abbiamo realizzato in queste 3 giornate di intervento qui a Fiuggi, abbiamo ponderato la possibilità di incontrare i massimi esperti a livello nazionale e internazionale per poter dare dei suggerimenti sia su come comportarsi quando si verificano delle emergenze, ma soprattutto quale può essere il contesto ufficiale per poter attivare la prevenzione nei rischi e di come prevenire. Questo è stato un obiettivo molto, molto interessante, è stato raggiunto ampiamente perché tutti i docenti che hanno preso la parola durante il convegno hanno dato la propria disponibilità a mettere a disposizione la loro relazione e far emergere proprio quello che è in qualche modo ancora molto, molto sentita nel nostro paese, la carenza appunto strutturale e operativa e soprattutto culturale della prevenzione nei luoghi di lavoro, nelle case, nell'ambiente e nel territorio. Ecco, si è parlato comunque di disabilità. Qual era le funzioni di questo convegno? Qual è stata la funzione? Avete anche parlato di cose estremamente importanti. Quali sono i motivi per cui avete parlato di questi problemi? Allora, la disabilità oggi non è che sia sempre una disabilità congenita per cui dalla nascita si provvede a creare intorno al disabile tutto un habitat che possa essere fruibile senza avere particolari problemi. La disabilità può avvenire anche in tarda età e può avvenire in qualsiasi momento della vita, perché ormai sappiamo benissimo che i rischi sono tantissimi e molte persone possono raggiungere la disabilità anche attraverso delle patologie particolarmente complesse come la SLA e quant'altro. Ebbene, il problema principale è quello di cercare di coniugare le attività produttive, le attività domestiche, le attività dello sport, della cultura, del tempo libero, del vivere, in un contesto dove non si nota la disabilità, dove non ci sono le emarginazioni, dove non c'è la ghettizzazione addirittura in alcuni casi. E per cui questo studio, attraverso questi 3 convegni che si sono realizzati con grande sforzo qui a Fiuggi, ha voluto mettere in risalto proprio quello che può essere il discorso della disabilità, che non sia più un qualche cosa di diverso, ma che sia nella normalità. Ed è emerso questo, ed è emerso che per esempio le attività ricettive devono disporre di attrezzature particolari per quanto riguarda l'allertamento dei disabili nell'ambito delle patologie audiolesi. Per questo ci sono ormai delle normative precise che indicano ai nostri ricettori, cioè strutture alberghiere, strutture sportive e quant'altro, di come mettere in allarme o come preavvertire un disabile audioleso per mettersi in tranquillità senza poter rischiare di essere emarginato durante un'emergenza. E questo è emerso come notizia scoop, proprio possiamo definirla, che in quanto in altri paesi come l'Inghilterra, come l'America, eccetera, questi dispositivi sono già ormai utilizzati a tempo pieno proprio per garantire proprio questa disabilità particolare dell'audioleso, ma ciò non toglie che tutti gli altri disabili hanno trovato, almeno durante queste 3 giornate, la possibilità di avere degli spazi a loro riservati. Per esempio, la cosa molto importante
del parco giochi disabili che non è riservata ai disabili ma è riservata ai normodotati, il che significa che ci sono sia i normodotati e sia i disabili diversamente abili che hanno l'opportunità di poter giocare insieme senza nessuna differenza tra loro.